Buonasera, bentrovati con l'informazione di Reti 55. In apertura una notizia che ci addolora, Bruno Arena si è spento, è volato via. Dopo aver lasciato la scena nel 2013 a causa del grave malore che lo colpì, il comico milanese di nascita e varesino d'adozione si è spento a 65 anni dopo 25 anni di carriera, caratterizzati dai grandi successi dei Fichi d'India condivisi con Max Cavallari. I funerali sono in programma venerdì 30 settembre alle 15:30 nella Basilica di San Vittore. Ed ora cambiamo argomento, grande rilancio turistico e storiche aspettative sull'aeroporto di Malpensa, ma bisogna superare la cultura dei no e investire nelle infrastrutture. Così Fabio Lunghi, l'ha dichiarato che a fine anno lascerà poi la presidenza della Camera di Commercio e Servizio. Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi, tra l'altro a qualche mese dalla scadenza del mandato, tracci un bilancio dell'impegno che ha svolto come presidente di un ente che molto ha creduto nel turismo. È andata come sperava? Ma io direi che è quasi andata oltre le aspettative, nel senso che non ci si aspettava un ritorno così importante. È stato un lavoro lungo, non semplice, ma che ha dato grandi soddisfazioni, soprattutto perché in pochi avrebbero creduto dall'inizio in un risultato del genere. Lei ha sempre insistito sull'importanza delle infrastrutture. Crede che sia stato superato una volta per tutte, diciamo così, la cultura del no? No, no, purtroppo no, perché la cultura del no vediamo che pervade ancora il nostro paese e ahimè anche il nostro territorio. Quello che sostengo io è che se c'è comunità di intenti, se c'è un obiettivo comune di tutte le forze economiche, politiche e sociali, la cultura del no non avrà molta. Non troverà terreno fertile. Le svelo un retroscena, Camera di Commercio insieme alle associazioni datoriali è stata tra coloro che hanno sbloccato l'approvazione del master plan di Malpensa 2030 con degli incontri mirati, abbiamo fatto tutto sotto traccia insieme ai presidenti delle quattro associazioni più importanti. Ora il lavoro si è spostato a Roma perché il master plan deve essere approvato, ma ecco, i comitati del no, non hanno prevalso proprio per la volontà di un territorio di avere uno sviluppo che sia sostenibile, ma uno sviluppo, perché senza sviluppo non si va da nessuna parte. Infine, lo studio accademico che oggi presentiamo in Confcommercio dimostra e conferma la bontà dell'asset sportivo su cui voi con Varese Sport Commission avete fortemente investito. Abbiamo iniziato un percorso, ha dato tantissime soddisfazioni, ma ha alzato l'asticella. Oggi abbiamo nuovi obiettivi, nuove idee, nuovi progetti, crescerà sempre, indipendentemente da quale sarà la guida della Camera di Commercio. Come ha detto, io finisco il mandato a fine anno, la nuova governance porterà certamente avanti questo progetto. Anche qui a livello infrastrutturale c'è molto da fare, se sapremo sviluppare l'infrastruttura a supporto dello sport avremo grandissime soddisfazioni. C'è un cambio ufficiali per il Varesotto, presentati stamattina nella caserma provinciale dei Carabinieri, tre nuovi comandanti. Benvenuti ai nuovi ufficiali dei Carabinieri appena approdati in provincia di Varese. Introdotti dal comandante provinciale, il colonnello Gianluca Piasentin, i tre esponenti dell'arma hanno illustrato le tappe principali del loro percorso e si sono soffermati sulle peculiarità di ciascun incarico. Al tenente colonnello Alessandro Giuliani il compito di guidare il reparto operativo, ruolo che ha già ricoperto nel suo precedente impegno in quel di Vicenza. Entrato nell'arma nel 1988, il neocomandante del RO vanta una lunga esperienza nelle aree più diverse, dalla Lombardia a campione d'Italia, dal Veneto alla Sardegna, passando per la Toscana. Sarà invece il capitano Pierpaolo Convertino a comandare la compagnia di Gallarate, un compito tutt'altro che semplice, data la vastità del territorio di competenza e le diverse criticità provocate dalla densità abitativa, l'alto numero di imprese, la presenza di diverse stazioni ferroviarie e dell'aeroporto di Malpensa. Al tenente Giorgio Galesi le redini del NORM, il nucleo radiomobile, compito delicato in cui il tenente dovrà riversare tutta l'esperienza maturata lungo i suoi 20 anni di carriera. A margine, il colonnello Piasentin ha riservato un plauso a due volti noti dell'arma varesina, quali la comandante della compagnia Chiara Crupi e il numero uno del nucleo investigativo David Pirera, promossi rispettivamente al grado di maggiore e di tenente colonnello. Rete 55 ringrazia il comando provinciale per la proficua collaborazione con i media locali e augura buon lavoro agli ufficiali appena insediati.
L'unione fa la forza e anche la natura. Presentato a Cairate, l'esito di un progetto condiviso da più enti e del valore di oltre 1 milione di euro. Fare sistema per la salvaguardia dell'ambiente e la biodiversità nella provincia di Varese ne è un esempio e anche un modello. L'accordo di rete sottoscritto questa mattina a Cairate dal Parco della Pineta di Appiano Gentile Tradate. In rappresentanza dei PLIS, Lanza, Rile Tenore Olona, Mediolona e Bosco del Rugareto, insieme ai comuni di Gerenzano e Locate Varesino. Una firma che chiude un lungo percorso partito nel 2017 con l'avvio di Sistema Olona, un progetto di Istituto Oikos. 21 interventi sul territorio di 15 comuni tra le province di Varese, Como e Milano. Sono interventi rivolti quindi a migliorare le zone umide, gli ambienti forestali e a deframmentare tutte quelle infrastrutture come le strade e le ferrovie che non permettono alla fauna di attraversare indisturbati il corridoio del fiume Olona, che naturalmente appunto è un corridoio naturale che questi animali possono utilizzare. 1.300.000 euro investiti nel progetto, 750 da parte di Fondazione Cariplo, oltre al sostegno dell'Università dell'Insubria, Ferrovie Nord e PLIS dei Mughetti. Quindi un esempio di come tante piccole realtà che prima guardavano solo agli interventi all'interno, che si fermavano all'interno dei propri confini, guardano oggi a un sistema, a una rete che coordina e gestisce progetti di area vasta. Dalla politica alle parole di Andrea Pellicini, eletto alla Camera con Fratelli d'Italia, intenzionato a focalizzarsi su due priorità, strade e criminalità. Per Andrea Pellicini, eletto alla Camera con Fratelli d'Italia, il momento dei festeggiamenti è durato pochissimo. Il neo onorevole si sta già concentrando sulle prime istanze che porterà nel nuovo Parlamento. Da un lato la lotta allo spaccio di droga, dall'altro la modernizzazione dei collegamenti stradali. Ad esempio mi viene in mente la strada della Vergiatese, che è una superstrada soltanto per modo di dire, necessita di interventi particolari per eliminare le intersezioni semaforiche e creare una viabilità più spedita rispetto a quella che è di oggi. Quindi c'è la necessità, attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, di collegare il nord con il sud della provincia in modo assolutamente più efficace. Ma parlo anche delle infrastrutture ferroviarie, dei treni. C'è bisogno di collegare il nord della provincia con Milano, quindi anche Varese con Milano, in modo più agevole, in modo più moderno. Poi un'emergenza del territorio è quella di far fronte alla criminalità che dilaga nei boschi del Varesotto, cioè boschi del Varesotto che sono in mano spesso a degli spacciatori extracomunitari che creano veramente allarme sociale. Voltiamo pagina e ora parliamo del 16 ottobre, giornata della meraviglia per tanti bambini e anche per i meno fortunati. Il 16 ottobre Varese aderirà alla giornata della meraviglia, speciale, solidale, inclusiva, coi piedi piantati sul territorio e il cuore rivolto alle zone lacerate dalla guerra in Ucraina. Mi hanno chiesto di andare lì, inizialmente nella città di Lviv e poi negli ultimi mesi ho collaborato con le varie chiese presenti a Kharkiv, anche lì seguendo diciamo i loro convogli che portavano cibo, acqua e vestiti e poi un sorriso anche per i bimbi. I bambini, ad esempio nel villaggio di Izium, dove sono arrivato ultimamente, vedono e hanno come orizzonte solo le macerie. Bene, provare meraviglia vuol dire riaccendere un pochino la fantasia e magari riuscire a immaginarsi qualcos'altro che va oltre quelle macerie. Fondamentale la partnership di enti e associazioni che hanno fatto della mano tesa ai più piccoli la propria stella polare. Una delle prospettive che ci sta più a cuore è proprio quella di occuparci in maniera più diretta dei diritti dei bambini che vivono queste guerre, che vivono queste situazioni di grave disagio. Quindi il nostro essere presenti in questa giornata è motivato proprio da questa cosa. Variegato il parterre delle adesioni, chiamata e raccolta dall'infaticabile Sonia Milani di 2320, è aperta ai diversi segmenti dell'intervento sociale. Noi ci occupiamo di affido familiare e siamo un'associazione di famiglie che si è unita per portare avanti la sensibilizzazione sull'affido. Ma il 16 a Varese, con l'energia del clown Pimpa e il calore dei protagonisti, non mancherà un tocco di sano e magico divertimento.
Saremo lì con il negozio AssoK a fare dei giochi di magia con i nostri maghi giovanissimi che si allenano e studiano da noi il negozio e vi faremo divertire per tutta la giornata. A Busto Arsizio riaprono le attività, le iniziative della biblioteca per i più piccoli. Ascoltiamo il servizio. La novità in programma è il ritorno finalmente a lavorare con i bambini, che ci è mancato tantissimo. La nostra promozione della lettura passa davvero tanto attraverso il contatto anche fisico con i bambini, soprattutto molto piccoli. E quindi siamo felicissimi di ritornare con proposte che vanno dall'asilo nido alla secondaria di primo grado. Soltanto per le scuole o anche per le famiglie? Per le scuole, nella stragrande maggioranza, e anche per le famiglie, sono incontri per bambini con la fascia d'età 0-6 anni che vanno in parallelo agli interventi che faremo presso gli asili nido e presso le scuole dell'infanzia. Tra le novità presentate alla Biblioteca Roggia di Busto Arsizio, in particolare un laboratorio sugli albi illustrati e percorsi sulla conoscenza del territorio dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, dall'ultimo anno degli asili nido fino alla secondaria di secondo grado. Sono tutte quelle attività di educazione al patrimonio e attraverso il patrimonio che vengono attivate presso i due musei civici, quindi il Museo del Tessile della Tradizione Industriale di Busto Arsizio e le civiche raccolte d'arte di Palazzo Mariani Cicogna, e sul territorio, quindi la scoperta della storia, delle tradizioni appunto cittadine. E sempre nella città di Busto Arsizio tornano gli eventi jazz. Abbiamo un cartellone di nomi importantissimi, si debutterà sabato 1 ottobre al Teatro Sociale con Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Rosario Bonaccorso, a seguire una compagine argentina con ospite Gigi Telesforo l'8 ottobre, poi avremo il trio di Peppe Servillo con Xavier Girotto e Natalio Mangalavite, quindi migreremo al teatro di Via Dante a Castellanza con una compagine capitanata da Fabrizio Bosso, il grande interprete internazionale Johnny O'Neill. Avremo poi nell'ultima serata castellanzese un caleidoscopio di grandissimi pianisti italiani: Mario Rusca, Guido Manusardi, Enrico Intra, Antonio Zambrini, e un omaggio anche a Mina all'interno di questa speciale serata. Chiuderemo a Gallarate il 19 novembre con il trio Bobo, la ritmica di Elio Restoriatese insieme ad Alessio Menconi, un trio formidabile di fusion jazz rock. Tutto ciò con una novità: il pagamento di un biglietto d'ingresso, che resta comunque gratuito per chi ha meno di 26 anni, come hanno spiegato gli assessori dei comuni coinvolti. Si paga un biglietto a tariffa calmierata di solo 10 euro, serve per sostenere un comparto decisamente in sofferenza dopo due anni di Covid, peraltro 10 euro per assistere a dei concerti con artisti internazionali è veramente una tariffa sindacale. È una scommessa importante in un momento non facile dal punto di vista economico per le famiglie? Sicuramente sì, però l'altissimo profilo della rassegna, la storicità della rassegna, che sul territorio ha un numero di appassionati che ci segue oramai fedelmente, in qualche modo ci incoraggia. Restiamo in città per un'iniziativa che trasforma l'Istituto Antonioni in una vera e propria galleria d'arte. L'esposizione itinerante, dopo aver attraversato l'Italia nelle diverse dimore storiche di alcune città come Ragusa, Potenza, Varenna e Rimini, è giunta a Busto nella suggestiva cornice di Villa Calcaterra, dove rimarrà sino al 16 ottobre. Un progetto che nasce dalla volontà di portare il design contemporaneo all'interno di luoghi dove far comunicare il mondo del passato con quello di oggi. L'evento è organizzato dall'Ordine degli Architetti di Varese in collaborazione con la Fondazione Pio Manzù di Bergamo. Un progetto che vede protagoniste 10 donne designer, tutte molto giovani, molte under 30 addirittura, alcune sono anche straniere, c'è una ragazza colombiana, una ragazza argentina, dove si evidenzia la manualità del lavoro, soprattutto le maestranze italiane che producono questi oggetti. La Fondazione Pio Manzù si occupa ovviamente, oltre che dell'organizzazione e la promozione del maestro designer Pio Manzù, che è stato mio padre, ma anche vuole portare a conoscenza queste nuove leve.
La mostra, a cura di Federica Sala, ha sempre vestito un allestimento differente in relazione alla città nella quale veniva ospitata. Prima ho individuato le 10 progetti e poi di scegliere gli oggetti ho tenuto conto di come dialogassero l'uno con l'altro. Ho fortemente voluto l'intervento di San Ricciardi che facesse questo allestimento che poi potesse essere il trade union tra tutti i pezzi e riuscire a farli dialogare in 5 edifici storici, però dalle caratteristiche completamente diverse. Torna la Carda Crucca, questa volta senza le restrizioni Covid, a Lonate Pozzolo è una festa. Torna la Carda Crucca alla sua 9ª edizione e questa volta aperta a tutti senza restrizioni Covid. La gara podistica organizzata dall'Associazione Carda Atletica che unisce sport, storia e natura tra la Brughiera di Malpensa e il Ticino, lungo la Via del Gaggio, museo a cielo aperto, tra trincee tedesche, reperti bellici, vecchie piste di atterraggio, lungo i canali, per arrivare alla piazza Parravicino, di uno tra i più bei borghi della provincia di Varese, Tornavento. 4 le gare, partono bambini e ragazzi per primi alle 9. 45 minuti dopo, al via le due tradizionali competizioni, la 7 km e 400 metri e poi il secondo tracciato più impegnativo di 15 km e mezzo. Benvenuti anche i camminatori. Ai primi 700 nel pacco gara la maglietta tecnica e ristoro invece per tutti, su prenotazione anche per chi soffre di celiachia. L'organizzazione prevede un migliaio di partecipanti e ricorda che ci si può iscrivere anche pochi minuti prima della gara, promossa tra gli altri dalla BCC di Busto Garolfo e Bugugiate. Appuntamento dunque domenica 2 ottobre con la Carda Crucca. A tutti buonasera, domani avremo nuvolosità in aumento ma al mattino ancora un po' di sole sulla Bassa Padana. A tratti possibilità di alcuni rovesci più probabili nella seconda metà della giornata. Limite neve sulle Alpi attorno a 2000 metri di quota. Le temperature in lieve calo, minime da 10 a 14 gradi, mentre le massime sono attese da 18 a 22 gradi. Ed è tutto per questa edizione del TG, grazie per l'ascolto, rimanete con Rete 55, buona serata.